Vai. Allora, il 14 ottobre alle ore 20:30 alla sala anziani del Comune di Padova c'è una conferenza che è sicuramente molto importante, perché è invitato il professor Paul Connett, americano, il fondatore del movimento mondiale Rifiuti Zero, che tratterà appunto l'argomento un mondo a rifiuti zero senza inceneritori e discariche. Ma questa è un'occasione importante anche per altri due motivi. L'altro motivo è che è organizzata da moltissimi comitati e associazioni padovane che nel tempo si sono battute contro l'inceneritore piuttosto che contro le discariche, e quindi è un primo momento in cui ci muoviamo tutti assieme. La seconda è che da qui dovrebbe partire, a mio parere, anche una presa in carico globale integrata dello smaltimento dei rifiuti, che in questo momento a Padova e provincia stanno andando in modo separato. Cosa voglio dire? Che da una parte si fa la raccolta differenziata, i rifiuti diminuiscono, ma dall'altra non diminuiscono affatto i rifiuti conferiti in discarica o a maggior ragione conferiti all'inceneritore, proprio perché la riduzione dei rifiuti fa sì che l'inceneritore, gestito in questo momento soprattutto come un'impresa industriale, possa aumentare l'arrivo di rifiuti da altre province. Noi pensiamo che non debba e non possa essere così, che in un piano dei rifiuti generale della provincia debba entrare un meccanismo a vasi comunicanti, per cui se da una parte i rifiuti diminuiscono grazie anche alla capacità e all'impegno dei cittadini, dall'altra ci deve essere una equivalente riduzione dei rifiuti che arrivano all'inceneritore, per portare in tempi brevi alla chiusura delle famose prime e seconda linea dell'inceneritore ormai obsolete.